Buondì, mentre noi stiamo installando macOS Monterey, hey! Oggi parliamo dei rumor del MacBook Air che dovrebbe arrivare prima del 2022 col processore M2. Grazie, grazie. Partiremo con questa nuova generazione di chip, ormai la generazione M1, quindi M1 Pro e M1 Max. Ora arriveremo alla generazione M2, che quindi avremo questo nuovo MacBook Air. Un MacBook Pro base che secondo me arriverà con, anche lui con M2, e poi avremo i soliti M2 Pro ed M2 Max, e poi vedremo per il Mac Pro cosa faranno. Ma non sono qua per parlare di questo. Se volete un video di questo, lasciate like e lasciate anche un bel commento. Ma ora parto subito veramente con questi rumors. Ne avevo già parlato, avevo fatto un video fighissimo a riguardo, uno dei video più belli del mio canale, forse a parer mio. Prese il copyright perché misi una musica di una pubblicità. Però per il resto, veramente un video molto figo. Quindi vi farò solo un piccolo recap di quello che dissi lì, perché andatelo a vedere, lo trovate nelle schede qua in fondo, oppure qua sotto in descrizione. Ma quindi allora, dovrebbero derivare, per derivare mi sembrava il termine adatto, dagli iMac 2021. Quindi colorati, bellissimi. Aspetta, bellissimi. Bellissimi, c'è da vederlo. Quindi dovrebbero arrivare ovviamente anche nella colorazione argento, non grigio siderale, specifichiamo, perché saranno i colori degli iMac, non grigio siderale. Ma ok. Ora qualcuno mi spieghi perché io sto con la sedia storta. Spiegatemelo, no, spiegatemelo, spiegatemelo. Dovrebbero però, ora vi prendo lui, immaginatevi una scritta qua, bordi bianchi, tastiera bianca. E qua tasti funzione, quindi stile nuovo MacBook Pro, anche se secondo me la touch bar non in questa ma in una prossima generazione di MacBook tornerà, non in quelli per professionisti, vi dico solo questo. Non sarà una grande rivoluzione che questo nuovo chip M2 a livello di prestazioni rispetto all'M1 sarà ok. Dovrebbe riprendere molto i colori dei Mac, come già detto, e lo stile loro suo di questo MacBook Pro. Qua, anche a livello di design, quindi non più a foglio che si fa stringere, ma molto più così. Mi piace. Non dovrebbe avere il notch e il display rimarrà più o meno quello, magari 3,5 pollici diminuirà un po', ma non credo arrivi la notch. E poi se mette la notch mi incazzo. Però se arrivasse questa suddetta touch bar, il prezzo di quanto alzerebbe? Questa è una domanda che mi sono fatto, eh. E altra cosa che non sono stato l'unico a dire, potrebbe arrivare in due varianti, una da 13 e una da 15 pollici. Sai che non la vedo neanche così tanto. Attenzione, da questo momento in poi il video comincerà a delirare in maniera piuttosto particolare. In bocca al lupo per la motivazione di tutte le mie folli teorie. Sai che non la vedo così tanto. Wow, perché cioè non mi stupirei assolutamente, comunque secondo me anche lì è questione di tempo. Come iPad Air secondo me diventerà iPad, ma ora no, aspetta, non vi faccio spoiler, non vi faccio spoiler. 13-15 pollici, questa è una mia idea. Come porte dovrebbe mantenere le due Type-C, aggiungendo però come porta di ricarica il MagSafe, derivato anche lui dai nuovi MacBook Pro, quindi di terza generazione. E cosa molto sad, come dire, per gli amanti di Mac da tanto, perderà l'Air. Sarà ora la dicitura diventerà MacBook e MacBook Pro. E poi secondo me arriverà anche un MacBook SE, quindi uno stile del MacBook vecchio da 12, magari ovviamente ha ridisegnato. MacBook SE da 12 pollici, no. E ci starebbe, e diventerebbe la stessa cosa con l'iPad. Ora vi prendo la lineup iPad attuale. iPad Pro rimane lui. Quello che è ora l'iPad di nuova generazione diventa iPad SE, e quello che è iPad Air e iPad mini diventano iPad. E aggiungendo anche un altro di dimensione un po' più grande, tipo 12 pollici, e aggiungendo a quel punto al MacBook Pro, sì, vabbè, all'iPad Pro i 14 pollici. Ora, io sparo, sparo, tanto non ho nulla da perdere. Ultime due cosette. Dovrebbe finalmente, secondo me, la ventola,
qua sotto, non come sul MacBook che arriva anche i dati, no, là sotto, perché per il MacBook Air basta ed avanza. E per me questa mela dovrebbe tornare ad illuminarsi. Qui signori, queste sono le mie opinioni riguardo il nuovo MacBook Air, anzi tutti i leak rumor che ci sono, ditemi la vostra. Quindi questo stile un po' più colorato, ma ve l'ho già spiegato meglio in un video, in quel video, quindi andate a vederlo, non capisco qual è la ragione per cui non andare. Ditemi un po' la vostra qua sotto, come al solito. Sono curioso, perché potrebbe essere il mio prossimo MacBook, perché comunque di potenza aumenta. Se mi ci metto la touch bar, no, non dico nulla, però vi dico solo che non lo prenderò colorato, in caso lo prendo. Porca puttana, vado sempre a dire un sacco di cose che non devo dire. Thank you.